Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Doom 64. Siamo arrivati alla mappa Research Lab, ok. Volevo dirvi solo una cosa che purtroppo è accaduta. Non ho esplorato molto della mappa, ma mi è crashata. Quindi adesso se mi crasha di nuovo io non so come cacchio fare per andare avanti, perché ora vi faccio vedere dove è crashata. Allora, questa zona direte voi, vabbè, come fa a crasharti? Adesso vi faccio vedere. Allora, qui c'è la trappola. E mi dispiace, credetemi, avrei voluto darvi la mia prima impressione su una cosa del genere, però. Ok, sono finiti tutti. Allora, quella chiave lì non si può prendere perché c'è un muro invisibile. Qui c'è una zona molto chiusa. Fermo. Qui chiede la chiave blu, come potete vedere. Allora, adesso viene una zona abbastanza aperta, no? Comunque fucile a colpo singolo per risparmiare un po' di colpi, siccome qui i nemici sono tanti. Allora, per il momento era arrivato qui. Nella porta alla sinistra qui c'è un Hell Knight. Ho provato a sparargli con il lanciarazzi e mi è crashato il gioco. Ora non so perché l'abbia fatto, spero che non ricapiti. Adesso lo ammazzo con la doppietta, fa niente però. Non è crashato. Non lo so, forse gli effetti di luce sono andati. Vabbè. Un altro Hell Knight. Meno male che adesso non è crashato, perché vi giuro prima l'avevo tirato fuori in questo corridoio, gli ho tirato un paio di razzi ed è crashato il gioco. Non ho idea del perché l'abbia fatto, ripeto, non sono un modder di Doom, cioè conosco bene o male come sono fatte le mappe, ma non ho idea del motivo del perché mi sia crashato. Ma poi il bello mi è uscito proprio dal gioco, non è che mi è crashato e ho dovuto alt F4are per tornare indietro. Mi è proprio uscito, cioè. E poi ha detto Windows ha riscontrato un problema con l'applicazione Doom 64 Retribution. Quindi era proprio andato, era proprio andato. Vabbè, io direi, siccome qua abbiamo superato sta zona maledetta che mi ha fatto crashare la mappa, adesso posso salvare e andare avanti. E nel caso di crasha ve la monto da qui e ve lo dico. Chi è spawnato dietro? Lo sapevo, guarda, guarda, guarda. Fatemi sapere se avete scaricato questa mod. Fatemi sapere se è capitato anche a voi sto crash improvviso. Perché può essere pure che dipende dal mio PC, molto molto probabile. Allora. Di qua. No, no, no. Allora, io ho premuto delle leve adesso, ok? Però non so che cosa fanno queste leve mo. Ah, forse ho capito, forse ho capito. Eccolo, lo sapevo. Oh, quella la prenderei molto volentieri, ma magari la prendiamo dopo. Ah, quella lì chissà com'è. No, non ce la faccio con il salto, è impossibile. È troppo lontano. Vabbè, andiamo. Allora, mi sembra che qui, in sta zona, ci siano due porte blu, in effetti. La prima è questa. Aio, accidenti a lui, mi ha sparato. Ma poi il suono nell'orecchio che mi ha sparato, perché ho le cuffie che simulano l'ambiente in 3D. Madonna mia, mi ha sparato in un orecchio. Allora questo sale. No. Chiave rossa. Che non ho. Di qua.
Exit. Oh, c'è... c'è la melma verde lì. Le scorie radioattive. E non possiamo andare. Vediamo nell'altra porta. Piano, eh. Vado, quante porte ha aperto in 10 secondi? Però magari se tiene aperto, eh. Guardalo lì. Aia, accidenti. Ma com'è che non ti arrivano i colpi se ti sparo? Oh. Plasma gun. Sì. Plasma gun. Oh. Almeno c'ho un'arma più potente. Guarda. Almeno ho un'arma più potente adesso e non devo stare lì a tornare indietro perché c'ho solo il lanciarazzi. Ok, ok. Sono andato tutto per il verso giusto adesso. Manca solo il BFG. Poi so che esiste l'Unmaker in Doom 64, ma non ho idea di come si prenda. Eh? Ok, sono spawnato qui, ho attivato quella leva. Quindi? Aspetta, aspetta, forse... Oh, capito, meno male. Aspetta, qui posso usarlo il... Ah, vabbè! Le mappe di Doom 64 sono un rebus da capire, veramente. Chiave gialla. Ok. Chiave gialla. C'era l'unica porta con la chiave gialla era quella dell'exit, ma non ho idea se ti puoi lanciare. No, perché serve quella rossa. Serve quella rossa per attivare il ponte, giusto? Ah no, quella gialla era dall'altro lato. No, no, facciamo così allora, eh. Che cavolo, dai. Ancora. Oh mamma mia, ma quante strade ci sono? Oh ma... Ok. Questa è... Ok, questo è l'inizio. Sto cercando di capire dove sono, scusate, eh. Che qua ci si perde facilmente. Allora, salendo di qua si va da un'altra parte. Scendendo di qua si va da un'altra parte. Dimmi che sopra c'è una tuta antiradiazioni, perché altrimenti qua perderò talmente tanta di quella vita. No! Mi hanno chiuso alle spalle. Devo farli fuori in fretta, scusate. Bastardi, bastardi. Cose proprio che non puoi nemmeno arrivare a capire. Ok. Oddio. Secondo me devo scendere proprio lì sotto. Attivare una leva che mi permetterà di aprire quelle sbarre lì. Ok. Con calma. Con calma. Hop. Hop. Ma... Allora, di qua siamo dall'altro lato. Ma adesso... Cos'è questo? Tu tanti radiazioni, ok. Proprio il simbolo... Questa non si apre, sta parte... Ah... devo correre, non so quanto mi duri sto tempo. Ma con Steel Knight ci sono fissati, eh. E cavolo.
si va, corri. Ancora, ma porca di quella. Ma basta. Meno male che non finisco le frasi. Meno male che finisco le frasi prima che dico la bestemmia, altrimenti qua mi avrebbero già chiuso il canale, vedi da quanto tempo. Ok, sono sopra. Dimmi che si sono... Oh, vedi? E ora questa probabilmente alzerà il ponte per andarcene. No? Vabbè, oh. Chiave rossa. Aveva tolto le sbarre davanti alla porta della chiave rossa. Ok. Quindi adesso io devo tornare su, tirare la leva che poi attiverà l'exit. Ancora un altro El Knight. Mamma mia, solo El Knight in sti livelli. Ok, aspettate, eh. Ancora. Ma è un vizio, eh. È un vizio. Guardate che sono tosti da buttare giù gli All Night, non è che sono i primi deficienti che vi capitano sotto. Ok, allora. Volevo fare un'ultima cosa prima di andarmene. Questa non so come si prende. Volevo tornare indietro e prendere la Soul Sphere. Almeno stiamo un pochino meglio a vita. Questa qui che è peccato, non so proprio come si prende. Vabbè, allora. Quanta roba sto attivando in così pochi secondi. Allora, andiamocene. E anche questa mappa è durata tantissimo, in effetti. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me anche per questo video Final Outpost. Ci vediamo alla prossima, sempre qui con Doom 64.